Questo comporta la preoccupazione che abbiamo sempre avuto sul discorso del rientro del materiale riprocessato. I tempi allungati sono sicuramente un grosso problema, che tra l'altro io avevo sempre evidenziato e che ho evidenziato anche l'ultima volta che abbiamo avuto l'audizione con la Commissione in Senato, perché comunque dovranno probabilmente queste scorie rimanere dove sono, perché comunque nessun deposito è adeguato per poterle accogliere dei nostri depositi, e nemmeno noi ovviamente le vogliamo, però questo comporterà sicuramente dei costi molto alti per l'Italia e quindi per tutti i cittadini. Quindi saranno da rivalutare anche i contratti che ci sono già in essere per quanto riguarda gli stati esteri e le scorie? Certo, nel senso che se effettivamente si prorogheranno i tempi, gli stati esteri vorranno ricontrattare per poter mantenere le scorie dove sono. E quindi questo porterà, oltre che a tempi maggiori, anche probabilmente a costi diversi. Anche la dismissione ne sta risentendo in generale? La situazione è assolutamente di stallo e io lo denuncio già da tempo, come lo denunciamo come Consulta del Nucleare. È di stallo, con una grave problematica in alcune zone come a Saluggia, dove ci sono delle situazioni peggiori rispetto ad altri siti, perché è più presente maggiore materiale e ci sono state anche alcune problematiche che potrebbero comunque coinvolgere anche poi, essendo entrando in falda con la Dorea Baltica, tutta un po' la pianura padana. Noi a Caorso come situazione siamo abbastanza tranquilli dal punto di vista delle scorie, però assolutamente siamo fermi e non si muove nulla, e quindi ovviamente senza deposito la situazione è sempre la stessa, senza deposito noi non andiamo avanti e non ci muoviamo da questa situazione.